Copertina su Ibra, buongiorno a tutti. Copertina su Ibra perché oggi si parla molto di Zlatan sui giornali. Si parla molto del suo possibile contratto di un anno. Ieri si era sparsa la voce, l'idea di un contratto di 6 mesi, un contratto ponte. Contratti di 6 mesi non si possono fare. Contratti come minimo si fanno di un anno per i tesserati. Poi, per carità, può cambiare il trend del compenso nella scansione del contratto o può essere concepito con una parte fissa simbolica, come si scrive oggi ad esempio sulla Gazzetta dello Sport, e una parte poi importante, la polpa legata agli obiettivi e alle performance. Questo sì, ma il contratto di 6 mesi se può fare. Però si parla molto di Ibra e questa è la curiosità proprio nel giorno del ritorno di Lukaku a Milano, il grande rivale, il grande avversario. Quella rivalità che è sempre esistita, non soltanto sotto traccia, ma anche sotto la luce dei riflettori fra Zlatan e Lukaku. E quindi, insomma, è particolare che mentre gli onori del palcoscenico in questi giorni e in queste ore sono per Lukaku, Ibra sia là in Sardegna a stringere i denti, a lottare, a soffrire e a lavorare duro per la sua riabilitazione. Tra poco vi spiego anche perché grazie Ciala nel titolo. Prima lasciatemi introdurre OneFootball. OneFootball vi aspetta con la sua app, scaricatela gratuitamente, la trovate nella descrizione di questo video. L'app di OneFootball è a vostra disposizione, l'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball vi aspetta e vi dà tutti i rumors estivi sul calciomercato del Milan. Basta mettere il Milan come squadra preferita, l'app di OneFootball vi aspetta. Perché grazie Ciala? Perché allora qui intanto rispondetemi voi, io una mezza risposta me la sono già data da solo, però lo chiedo a voi. Ad un competitivo come Zlatan, ad uno carico di voglia, di autostima, di obiettivi come Zlatan, servono ulteriori stimoli o basta quelli che lui si dà da solo, che sono tanti, che sono pesanti, che sono importanti come abbiamo visto? Cioè, mi spiego, le frecciatine che nella ultima intervista Calhanoglu gli ha indirizzato sono un ulteriore stimolo per il recupero a pieno regime di Zlatan e quindi perché lui ci dia un contributo importante la prossima stagione? Io credo francamente che Zlatan gli stimoli sia abituato a darseli da solo. Certo, qualcosa magari la prende qua e là, magari qualcosa può prenderla anche dalle, ripeto, battutine, dalle considerazioni che ha fatto Hakan, come lo chiama Ibra, nella sua intervista alla Turchia. Però fondamentalmente gli stimoli Zlatan Ibrahimovic è bravo a coltivarli, a vellicarli, a darseli, ad assumersene responsabilità da solo, senza bisogno di aiuti esterni. Poi, ripeto, per questo grazie Ciala, se qualche stimoletto, se qualche stimoluccio, se qualche stimolino può arrivare anche magari da qualche considerazione di un avversario, perché in questo momento Calhanoglu è certamente un avversario, lo è stato la scorsa stagione, lo sarà nella prossima, ben venga in questo senso il grazie Ciala, nulla di doloso, nulla di altro, si mettano tranquilli quelli che già speravano, aspettavano di tendermi qualche agguato, lo dico così en passant con molta serenità. Allora ragazzi, il resto non è semplice per chi da tanti anni mette la faccia su tutto e su tutti. Il resto non è semplice. Capisco i tifosi, capisco i loro sentimenti, ne parlavamo ieri, le 3 schiere di tifosi. Capisco tutto e cosa volete che vi dica? Tutti noi avremmo fatto tranquillamente e volentieri a meno di questo mese di giugno, anche perché non ce l'aspettavamo. E io qui non entro nel merito, non faccio figli, non faccio figliastri, perché il Milan è il Milan e non entro, non mi permetto minimamente di entrare nel merito, però è chiaro, ce lo diciamo fuori dai denti, che un mese di giugno così avremmo tutti tranquillamente evitato di viverlo. La cosa più importante, però, io sono sempre portato a pensare al dopo. Io do per scontata che ci sia la soluzione giusta e intelligente che il Milan saprà trovare. Io ho un'idea molto alta del Milan. Un'idea molto alta del Milan, delle persone del Milan e dei simboli del Milan. Ho un'idea molto alta della loro intelligenza, della loro sensibilità, per cui per il bene del Milan va trovata la soluzione giusta è solo una e lo sappiamo tutti. Una volta trovata quella soluzione, bisognerà però suturare questo mese di giugno. Che cosa intendo dire? Si scrive sui quotidiani, si legge, si dice, si pensa, si sostiene che ci sia
che si sia tornati al clima delle due teste. Che è la cosa dalla quale, la dobbiamo sconfiggere subito questa cosa. Perché il tema delle due teste non è un tema che tu fai la smentita di pancia e sei a posto, no. Io non so se sia vero o non sia vero, io non lo so, non ci voglio credere, non ci voglio pensare. Dico però che se si scrive sui social, si scrive sui giornali delle due teste, delle due anime, delle due cose, poi in qualche modo, poi noi abbiamo dirigenti e simboli intelligenti e abbiamo giocatori altrettanto intelligenti. Ma gli spogliatoi lo sapete come sono fatti. Io da questo punto di vista ho l'esperienza di aver vissuto già un Milan dalle due teste. Io continuo a pensare che siamo lontanissimi da quel clima e che tutto si può smussare e aggiustare. Però attenzione, nel momento in cui si troverà la soluzione giusta, che può essere solo una e che andrà trovata, bisognerà poi indicare subito una rotta di compattezza e di prospettiva al nostro spogliatoio. Perché io lo ricordo il clima di quegli anni là, degli anni scorsi. Quando in uno spogliatoio si capisce che c'è casino, si tende un filo a mollare. Si tende un filo, beh, se c'è casino, aspetto che metto al posto il casino, poi ci penso io a... Cioè, difficilmente una squadra traina una società, è sempre la società che deve trainare la squadra. Noi in questo senso abbiamo un allenatore che è straordinario. Io confido molto sul mister in questo senso, confido molto nel 4 luglio, nel giorno del raduno, nella rotta, nella compattezza, nella comunicazione, nel linguaggio del corpo e delle parole che ha il nostro allenatore. Nostro allenatore punto d'equilibrio, nostro allenatore momento di sintesi, nostro allenatore momento di rilancio, di prospettiva, di compattezza. Quindi su questo sono tranquillissimo. Però è importante farlo. Di ammazzarla nei fatti, nelle dichiarazioni, nelle scelte, questa cosa che si dice in giro delle due teste. Bisogna reciderla, bisogna ucciderla nella culla, uso un'immagine truce volgare, nella culla dei concetti, dei principi, evidentemente. Perché poi da questo dipende l'umore, lo slancio, perché se la squadra avverte aria di compattezza è a sua volta compatta, se la squadra dovesse in qualche modo non avvertire aria di compattezza non sarebbe compatta. Noi qui siamo stati bravi già una volta, ricorderete nel giugno del 2020 dicevano che eravamo slabbrati, spaccati, divisi, alla deriva eccetera eccetera, invece la squadra si è ritrovata e lì è stata brava la squadra a fare da traino, lì sì è stata brava la squadra a fare da traino, perché i 30 punti dopo il lockdown, la vittoria di Roma con la Lazio, quel 3-0 nel giorno in cui erano uscite strane cose, lì sì in alcuni aspetti, in alcuni momenti la squadra era stata brava a essere collante, poi da lì è stato rilanciato il progetto e siamo arrivati a oggi con il ritorno in Champions League dopo 7 anni, con il ritorno allo scudetto dopo 11 anni. Però ci sono momenti in cui è brava la squadra e ci sono altri momenti in cui deve essere bravo tutto il contesto e siamo in uno di quei momenti. Ciao a tutti, a più tardi.